di un seguimento dei carabinieri oggi in pieno centro storico di Lentini, dove nei pressi dell'ufficio postale era stata intercettata una Fiat Panda con a bordo 2 o 3 persone. È scattato un movimentato inseguimento per le vie del paese che si è concluso in via Morganzio all'altezza dell'incrocio con via Pitagora. Il conducente della Fiat Panda, per sfuggire al controllo dei militari dell'arma, ha tentato di imboccare una strada a senso unico investendo un'autovettura che un commerciante della zona aveva parcheggiato in questa strada. I malviventi comunque hanno le ore contate perché sono stati individuati dai carabinieri mentre si dava una precipitosa fuga per le vie circostanti. Gli investigatori infatti hanno accertato che la Panda era stata rubata a Lentini nella mattinata di oggi e che il proprietario aveva prontamente presentato la denuncia del furto. A questo punto non si escludono ulteriori sviluppi, considerato che l'attività investigativa prosegue a ritmo serato.